signora in questione si può definire senza dubbio una delle protagoniste degli anni 90. 1.8 VTEC da 190 cavalli a 7.300 giri, differenziale meccanico, peso di soli 1.155 kg su piccoli cerchi da 15 a combattere con la trazione anteriore. Per averne una a fine anni 90 bisognava disporre di quasi 47 milioni di lire, ma le prestazioni erano assolutamente adeguate, 230 km orari e 0-100 in 6,5. Madornale errore valutare questa macchina solo dalle cifre. Insomma, mi sono già innamorato di un'altra macchina, stavolta è una giapponese. Questa Integra è qualcosa di davvero fenomenale. Non solo una delle migliori trazioni anteriori di sempre, se non la migliore, ma anche una delle migliori automobili di sempre. È veramente una sportiva di un altro pianeta. Non si dimostra mai pericolosa e non è mai capricciosa. È una di quelle compagne che vorreste avere a fianco per tutta la vita. Con poco meno di 200 cavalli si diventa veramente cliente per quasi qualunque automobile. L'esemplare che provo ha qualche miglioria tecnica, qualche accessorio spoon come lo scarico, ha un'altra mappatura della centralina e un'altra aspirazione. Il suono. Quando entra il VTEC, ogni volta tendo a dimenticarlo, poi arriva, bam! Il motore non lascia a desiderare praticamente mai, la potenza è sufficiente a sfruttare il clamoroso telaio e la ottima trazione. Sto percorrendo curve che umanamente dovrei fare alla metà della velocità. E lei ne avrebbe ancora un gran bel po'. Il sound è soltanto la ciliegina sulla torta dell'esperienza di guida che regala questa macchina. Una trazione anteriore che non sottosterza. Più si chiede al differenziale di intervenire e più lui gode nel farlo. Anzi, bisogna stare attenti in uscita di curva a non lasciare mai il volante neanche un millesimo di secondo per cambiare impugnatura, perché vi scappa. Per quanto funziona bene la trazione, il volante segue quello che la traiettoria gli impone e le vostre mani devono stare molto molto attente e devono essere velocissime nel correggere un eventuale scatto in esterno dello sterzo del volante. Ha la rapportatura del cambio che tra l'altro è ottimo, che ti fa godere di un prima, seconda e terza che potrebbero essere usate anche in una gara di salita. Nella quarta poi si accomoda, nonostante io cambi al limitatore, in quarta si accomoda, si siede un po'. Questo in pista potrebbe dare qualche noia, ma credo che sia veramente, veramente una macchina da guerra. La sua maggiore forza è il telaio, è il modo incredibile che ha di scaricare la limitata potenza del motore senza perdere assolutamente nulla, neanche un cavallo. Come era facile prevedere, mi sono sentito a casa dal primo momento in cui mi sono seduto al volante, una posizione di guida ergonomicamente perfetta. Nonostante sia una normale berlina quanto a proporzioni, l'esperienza di guida sensorialmente è pressoché perfetta. Oh.
manca quanto a posizione di guida per essere veramente perfetta è il posizionamento della pedaliera. Se la pedaliera fosse disposta leggermente meglio per fare punta d'attacco, mi sentirei davvero su una macchina da corsa. Chiaramente non ha ritardi nell'erogazione. Sentite come allunga questo motore. Si può staccare forte, inserire l'anteriore e aspettarsi sempre, in ogni caso, di essere accontentati. Vorrei essere al posto dei dischi freno, perché rispetto a tutto il resto della macchina sono quelli che si divertono di meno. Devono fare veramente un grandissimo lavoro, perché tutto il resto della vettura è veramente troppo veloce, e a volte anche per il pilota. Prima ho provato a dimenticarmi per un attimo di essere... È incredibile! Dicevo, ho provato a dimenticarmi di essere sulla integra, ho fatto un cambio di direzione in una curva larga, un po' più tranquillo, senza stare concentratissimo sulla velocità del cambiamento di direzione di cui è capace quest'auto, e stavo per finire fuori dal finestrino perché ti spezza il collo. Da dire che questo esemplare è stato un po' sistemato, ha un assetto molto rigido, quasi pistaiolo, insomma la macchina non è completamente originale, e non posso e non avrei potuto parlarne così bene se fosse stata normale. Proveremo un esemplare completamente di serie quando faremo il confronto tra tutte le trazioni anteriori, le migliori di sempre, quindi prenderemo sicuramente la grande antagonista della Integra, che fu la Clio Williams, e lo stesso faremo con le migliori auto degli anni 90, in cui non potrà mancare questa terribile Honda. Un capitolo a parte meriterebbe il suono di questo motore con lo scarico spoon. Dovrebbe essere illegale chi non lo monta. Se si è appassionati di guida pura e di velocità e di sensazioni dietro un volante, questa è un'auto assolutamente irrinunciabile. Quello che mi fa più piacere e mi intriga di più di quest'auto è il fatto che si vede che non è stata concepita per essere un ripiego tecnologico. La scelta della trazione anteriore si sente, si percepisce in tutto, che è stato un esercizio di stile, un volerlo fare e voler dimostrare che una trazione anteriore può essere, nei primi anni 90, efficace da fare schifo. Io veramente sono quasi imbarazzato da quanto sia ben progettata questa macchina. Mi dispiace quasi. Sono sulle strade del nord della Sardegna. È un paesaggio che non si addice molto a una